Benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è un DIY, quindi un do it yourself. Oggi vi faccio vedere come ricreare questa ghirlanda natalizia per il letto e altre due decorazioni che vedremo successivamente. Io ho utilizzato questi due rametti di pino con la neve sopra, ovviamente finta, queste pigne sempre innevate, un nastro della colla a caldo. Per prima cosa incrocio due rami e inizio ad appoggiarci sopra le pigne per vedere come potrebbe venire una volta incollato, e quando il risultato è ottimale, insomma mi piace, inizio a incollare tutto con la colla a caldo. Come vedete, io ho coperto i rami con le pigne proprio nella parte dove si incrociano, così da riempire un attimo la parte centrale, abbellirla e creare proprio lì il punto più carino di di tutta la ghirlanda. Una volta completato con le pigne e tutto quanto, prendo questi cuoricini che sono dei cuoricini di polistirolo ricoperti di glitter. È un oro molto molto freddo, quindi secondo me è perfetto per l'inverno. Inizio ad applicarli su tutta la ghirlanda. Per completare la mia ghirlanda per il letto, prendo questo nastro glitterato e inizio ad arrotolarlo sulle mie due dita. Una volta fatto tre giri, lo leggo alla parte centrale e voilà, il fiocco è fatto. È un po' difficile, ci vorrà un po' di pazienza all'inizio e un po' di manualità, ma vi assicuro che il risultato è veramente molto carino. Completata la mia ghirlanda, una volta asciutta, tolgo la decorazione autunnale e cambio proprio le luci, quindi le metto con questa luce gialla e filo trasparente che io personalmente adoro, come vi ho detto nei video precedenti, e appendo appunto la mia ghirlanda. Procediamo poi con la seconda decorazione che ho creato ed è quest'altra ghirlanda però con i cuori. Quindi quello che vi servirà saranno questi cuori che ho trovato al tutto 1 euro e questo spago. Inizio a prendere le misure dello spago con le misure del letto, quindi per aiutarmi un attimo a sapere dove mettere i vari cuori. Una volta deciso dove mettere i miei cuori, inizio a farli passare dall'asola all'interno di questo spago e a legarli per fissarli in modo che non vanno a destra e a sinistra, ma rimangono fermi. Questa ghirlanda è molto povera, quindi la volevo riempire e ho applicato questi cuoricini su tutta la lunghezza, appunto tra gli spazi dei due cuori. E secondo me è un'idea carina perché si può tenere magari anche tutto l'anno, si può riutilizzare magari per San Valentino per decorare anche il resto della casa, perché no? Terza ed ultima decorazione che vi propongo per questo video è questo alberello fatto con lo spago e gli stessi cuoricini utilizzati anche prima, non si vede che mi piacciono. Vi servirà un foglio. Io personalmente, dopo questo video, vi consiglio un cartoncino perché è più rigido e più facile da maneggiare. Lo spago della Vinavil, gli stessi cuoricini come vi ho detto prima, delle forbici, uno scotch, una ciotolina per mettere appunto la Vinavil con l'acqua, lo spray bianco che potete acquistare appunto in qualsiasi cartoleria. Inizio arrotolando il mio cartoncino, il mio foglio, taglio la parte appunto più bassa per farci la base del mio alberello e incelofo, vabbè, come si dice, avete capito, prendo il celofano e ricopro il mio cartoncino. Proseguo poi con il mischiare la colla, quindi la Vinavil con l'acqua, e passo poi successivamente tutto lo spago che andrà poi ad arrotolarsi intorno alla base nella Vinavil e acqua. Vi consiglio questo passaggio di farlo più e più volte, quindi magari voi iniziate come sto facendo io nel video. Successivamente io ho preso direttamente la colla con il pennello e l'ho passata su tutto l'alberello, perché altrimenti non si è imbevuto bene, perché questi nuovi spaghi sono, come si dice, cerati, e quindi la colla fa fatica a passare rispetto ai vecchi spaghi che sono un po' più grezzi, ecco. Dopo qualche ora o una notte, insomma, io ho lasciato passare un giorno, tolgo appunto il ripieno, quindi la mia base, e come vedete si è asciugato tutto, si è irrigidito. Passo appunto con il colorare il mio alberello. Potete anche decorarlo come più vi piace, io sono più sul bianco e oro. E una volta asciugata la vernice, procedo col riapplicare questi dannati cuoricini che vedete in tutto il video su tutto il mio alberello, sempre con la colla a caldo. Questo passaggio è veramente molto molto semplice. La parte più difficile è appunto creare la realizzazione dell'albero, però con un po' di pazienza vedrete che verrà veramente un ottimo risultato.
Per finire ho incollato nella parte iniziale dell'alberello questo fiocco fatto col nastro bianco glitterato, che secondo me è bellissimo e ci sta veramente bene. E per rendere l'albero un po' più glamour e stiloso ho applicato queste lucine tutto intorno all'albero, mettendo la scatolina delle pile all'interno dell'alberello in modo che così rimangano nascoste. E niente, questo era il mio do it yourself versione natalizia. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, un bacione, ciao patatine e patatini!